Mi occupo di una leucemia, che è la leucemia più grave che è conosciuta, che è caratterizzata appunto da un'anomalia di un gene. E non c'è una cura per questo tipo di leucemie, e l'obiettivo è quello di proporre in futuro una terapia alternativa per questi pazienti che ad oggi non è disponibile. È un po' il meccanismo con cui noi pensiamo la ricerca rispetto agli approcci standard, cioè nel senso che abbiamo un determinato tumore, ipotizziamo un'alterazione di una determinata pathway, andiamo ad utilizzare quel farmaco per bloccare quella determinata pathway. Il nostro processo è un processo di tipo inverso in un certo senso. Non ipotizziamo nulla, non ci precludiamo nulla all'inizio, utilizziamo le grandi tecnologie tipo gli screening di molecole per vedere qual è la risposta eccezionale, ad esempio a un farmaco o ad un oligonucleotide nel caso di sRNA o CRISPR screening. Successivamente, quando abbiamo identificato questa risposta eccezionale o questo aspetto atipico nella risposta della cellula, andiamo a cercare di spiegare qual è il meccanismo che ha generato questo determinato tipo di risposta, ipotizzando che in questo modo si possa individuare nuove pathway o nuove molecole che abbiano una certa rilevanza nel cancro. Il ritorno è stato facile grazie a loro, grazie ai bambini, perché i bambini hanno sempre associato l'Italia alle vacanze. E quindi ritornare in Italia significava andare a trovare i nonni, andare a trovare gli zii, fare un pochino di mare. E quindi quando ci siamo trasferiti, nonostante avessimo un cargo da 18 metri, per loro era comunque vacanza, era tornare in vacanza. Non è stato l'idea di abbandonare qualcosa, ma è stato il momento di iniziare qualcosa di diverso. E sicuramente hanno facilitato la transizione nella nostra nuova vita qui in Italia. Il bilancio è sicuramente positivo, nel senso che questo tipo di finanziamento dà la tranquillità, tanta tranquillità per ragionare e fare le cose come si farebbero all'estero, nel senso che la disponibilità di finanziamento rende creativi e non rende la mente ristretta, nel senso dobbiamo fare questo perché abbiamo un budget solo su questo, ed essere creativi facilita nuove scoperte, nuove idee che possono poi essere la base di altri progetti, non necessariamente solo quelli dello startup. E quindi sicuramente da questo punto di vista io e i miei ragazzi siamo molto tranquilli nell'essere operativi. Il ricercatore è Matteo, che ha lavorato per tanti anni all'MD Anderson Cancer Center. E Matteo, anche lui, aveva voglia di rientrare in Italia e quindi ne ho approfittato, perché essendo una persona di valore e con esperienza poteva essere una spalla importante del laboratorio. E quindi ha accettato di rientrare con questo progetto, quindi di essere all'interno del laboratorio Startup AIRC. Poi a livello locale abbiamo candidata per un dottorato di ricerca, Anna, che anche lei aveva voglia di fare ricerche, quando sono arrivato si è unita al gruppo. Più recentemente abbiamo anche arruolato un altro nuovo ragazzo, Andrea, che anche lui è un possibile candidato ad un dottorato di ricerca, e lui si occupa con Matteo del progetto su VIA-1. Poi il laboratorio ha ovviamente collaborazioni con altri gruppi, quindi ci sono ricercatori da altri gruppi che vengono da noi per periodi, oppure ci sono soprattutto anche studenti dell'Università di Parma che vengono a fare un tirocinio di circa un anno, quindi parte dell'attività è anche legata all'attività dei tirocinanti.